Con oltre 11 miliardi di euro di fatturato, le Coop sono il primo gruppo italiano nel settore della grande distribuzione. Questo è il centro logistico di Anzola, siamo nella periferia di Bologna e questo centro è controllato dall'Alleanza 3.0, che è la più grande cooperativa di consumo italiano e ha addirittura 2,7 milioni di soci, da cui ogni giorno partono centinaia di camion che riforniscono di merci supermercati Coop in tutta Italia. Le Coop sono cooperative di consumo, sono proprietà dei loro soci e secondo il regolamento perseguono principi di mutualità e si ispirano ai criteri della sostenibilità e della responsabilità sociale. Qui vicino incontriamo i lavoratori della logistica delle Coop. Sono soci di una cooperativa che lavora in subappalto per la gestione di un magazzino in Emilia-Romagna. Non vogliono farsi riprendere in volto perché temono ripercussioni sul loro posto di lavoro. Loro chiedono su 8 ore di lavoro e di chiudere la giornata a 140 euro. Ogni cassetta d'acqua, per esempio, è un collo. E questi si spostano a mano? Sì. Quindi è un lavoro faticoso. È un lavoro usurante. Un collo può pesare, che ne so, 25 lire, anche di più. Ti ammazzi. C'è da rompersi la schiena. Se non fai con la media ti richiamano. Ti chiamano in ufficio, vieni chiuso in una stanza, tu hai il lavoro. Dove ti dice o fai come ti diciamo noi o sei fuori. Lo stipendio, quinto livello, si aggirava intorno ai 1.060 euro al mese. Per quante ore di lavoro? 168, mensile. Di netto, sei uno euro per 900 euro, sì. Per lavorare 40 ore a settimana, 8 ore al giorno? Sì, sì. 900 euro. La malattia non è pagata, per esempio. I primi 3 giorni di malattia non sono pagati. Quando leggete che le Coop rispettano dei principi etici, cosa pensate? Sono tutte bugie. Ed eccole le buste paga dei lavoratori in subappalto nella logistica Coop. 988 euro al mese, una trattenuta di 105 euro per 2 giorni di malattia e 50 euro per l'iscrizione alla cooperativa. Questo dipendente invece con 2 giorni di straordinario arriva a 1046 euro. Noi abbiamo per nostra polizza aziendale un codice etico. Lui è Elio Gasperoni, vicepresidente di Alleanza 3.0, una Coop che ha 4 miliardi di euro di fatturato. Stipendi di meno di 1000 euro per 42 ore a settimana sono etici? Lei dice dei centri logistici. Ogni segnalazione per noi è doverosa e ovviamente... Perché pare che non gli paghino neppure i primi 3 giorni di malattia. Che è una cosa francamente, come dire, tutt'altro che mutualistica, sarebbe, dire, l'opposto sarebbe, del mutualismo. Se queste cose avvengono, se ci vengono segnalate, ovviamente noi le controlliamo nel rapporto con il fornitore. Secondo il suo statuto, la Coop deve promuovere la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa. Tutti i soci valgono uno e dovrebbero concorrere a decidere le scelte gestionali. Lo si fa tramite assemblee come questa. Sono le 10 di sera e 200 persone, in grandissima parte anziani, ascoltano la relazione dei manager della cooperativa sul bilancio. Poi si vota ad alzata di mano. Favorevoli? Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie. Tutti favorevoli, bilancio approvato. A quel punto tutti si accalcano all'uscita per ricevere un regalo, un buono per la spesa. Ma sono buoni sconto? No, uno è per prendere la pasta e gli altri due c'è un buono sconto del 10%. E quanta pasta si può prendere? 3 pacchi? 3 pacchi fior fiore. E questo lo si prende solo se si aspetta fino alla fine dell'assemblea? Sì. Se no già un po' se ne non andati, vero? Sì, pasta. Vabbè, è sempre così. 3 pacchi di pasta e il regalo che riserva ai suoi soci, un colosso come Coop, ormai protagonista anche nel mondo della finanza. Tramite i suoi supermercati le Coop gestiscono 10,8 miliardi di euro di risparmi dei loro soci. Si chiama prestito sociale e viene investito nei mercati finanziari. Coop Alleanza 3.0, ad esempio, ha 1,4 miliardi di euro di titoli, da cui ha ricavato una plusvalenza di oltre 200 milioni. Le cooperative poi hanno il 67% di Unipol Sai, la seconda compagnia assicuratrice del paese. Dentro le Coop ci sono veri e propri sportelli bancari, come questo. Qui una socia sta versando i suoi risparmi, ha un libretto simile a quelli postali, solo che le Coop pagano meno tasse delle banche e non sono sottoposte al controllo di Banca Italia, che vieta alle Coop il prelievo immediato, a vista, come avviene nei conti corrente.
fiduciale è un libretto di prestito senza spese, non più con un interesse, e può contenere fino a 36.000 euro, è nominativo. Senta, ma poi si possono ritirare in qualsiasi momento? Lei li può ritirare in qualsiasi momento, non è vincolato, per cui se lei ritiene di ritirarli, lo ritira. Qui diventa come una banca qui, comodo. Se avessimo gli stipendi dei bancari. Proprio come una banca, con una piccola differenza. Negli istituti di credito i conti corrente sono assicurati contro il fallimento, nelle Coop no. Se ne sono accorti alcuni mesi fa 3.000 soci della Coop Carnica, che hanno perso tutti i loro risparmi, come ci racconta questa signora. Provi a chiudere gli occhi e a pensare che domani mattina si sveglia con la notizia dalla radio che il suo conto corrente è bloccato, ma non solo i suoi risparmi. Il conto corrente per la quotidianità. In data 30 ottobre io e mio marito ci siamo recati alla sede Coca di Amaro per ritirare una somma importante per una spesa che avremmo dovuto fare. Col TG del primo mattino ho sentito che la Coca aveva portato i registri in tribunale. Lo scopro adesso, non abbiamo alcuna tutela. Se una cooperativa che ha il prestito sociale fallisce, non si ha la possibilità di avere indietro niente. Mi corregga? No, questo ha ragione. Abbiamo adottato alcuni criteri che ci sembrano di grande garanzia. Dal momento in cui investite 1,4 miliardi in titoli e attività finanziarie, siete una cooperativa di consumo o state diventando un conglomerato finanziario? Noi siamo una cooperativa di consumo perché abbiamo 4,5 miliardi di fatturato e relativo alla vendita di prodotti alimentari. Il prestito sociale è una forma per garantire lo sviluppo della cooperativa. Crescendo di dimensione si perde un po' il mutualismo e si perde un po' la democrazia. Direi il contrario. Lei dice di no. Direi il contrario.